ed è esattamente così. Ecco perché io sono un po' intollerante quando vedo, ve lo dico con molta sincerità, lo ero ancora più prima, ancora di più prima quando ero magistrato, le passerelle istituzionali in Calabria, quando vi invitano come cittadini calabresi, e ci invitano, perché sono anche io residente in Calabria, cittadino calabrese, a ribellarsi contro il crimine e la criminalità organizzata. Perché quando il cittadino si è ribellato e quando ha dato dimostrazione di venire anche a denunciare gli intrecci tra politica e criminalità, il segnale qual è stato? Cioè, mettiamo altri magistrati a lavorare su questo fronte, così evitiamo pure la personalizzazione con una persona fisica che potevo essere io, mettiamo il meglio delle forze di polizia a lavorare in quella direzione. Il segnale è stato esattamente l'opposto. Allora questo è devastante, il danno che è stato fatto non tanto a me, perché non è quello che conta, il danno complessivo che è incalcolabile, cioè che si è arrestata quell'onda di gente che aveva preso consapevolezza e che voleva denunciare. Quindi però di fronte a questo, secondo me, non bisogna scoraggiarsi, ma come è stato detto, non bisogna resistere e soprattutto, secondo me, mantenendo alta la vigilanza democratica, lo diceva anche prima Simone Dalla Chiesa, bisogna avere la capacità, non è facile, di individuare chi all'interno delle istituzioni mantiene fede all'onore del giuramento per appunto il bene pubblico e il servizio allo Stato e chi invece rema dall'altra parte. Un'altra cosa che è stata detta della Calabria, i vincoli di intervento, i vincoli di appartenenza. Come è vero il fatto che qua si diceva forse l'esempio del Chircuoco, mi pare, se non ricordo male, faceva l'esempio, se uno va e cerchi un cuoco, no, poi arriva quell'altro, ci manda il sindaco, cerchi il cuoco, sì, il cuoco. Il vincolo di appartenenza è molto vero. Io nei primi tempi che stavo in Calabria, un sacco di calabresi mi fermavano al bar, ma tu a chi appartieni? Ma tu a chi appartieni? Tu a chi appartieni? Una domanda abbastanza ricorrente, ma chi ha creato questa appartenenza? Facciamo una riflessione, se riesco, in 60 secondi di quello che è il sistema. Il sistema che ha creato un ceto politico, ovviamente facendo l'eccezione, inutile, io evito le premesse inutili perché si è fatto tardi, o che politici per bene ci siano, l'abbiamo già detto, però un ceto politico dominante, complessivamente in Calabria, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, e in tutta l'Italia meridionale soprattutto, attraverso la gestione illegale, in gran parte, della spesa pubblica, finanziamenti europei, protezione civile, emergenza ambientale, finanziamenti regionali, finanziamenti statali, in stretto rapporto con i prenditori di soldi pubblici, che voi conoscete benissimo chi sono i calabri prenditori di soldi pubblici, cioè sono quegli imprenditori che non sanno fare impresa in regime di libera concorrenza, come dice l'articolo 41 della Costituzione, ma che vanno a braccetto con la politica, che gli fa avere i soldi e poi loro gli ritornano i soldi attraverso finanziamenti personali all'attività politica. Questo sistema di blocco sociale, economico e politico tra un ceto politico e una borghesia mafiosa che gestisce tutto, lo diceva prima qualcuno, il signore con la cravatta è intervenuto, tutto, lui ve l'ha detto come domanda e io come la risposta, sanità, infrastrutture, ambiente, informatica, corsi di formazione, tutto laddove c'è denaro pubblico. Questi insieme alla criminalità organizzata del terzo millennio, quella che si può definire la borghesia mafiosa, cioè quelli che hanno le carte di credito, giacca e cravatta, le macchine di lusso, i mafiosi di terza generazione, quelli che si andranno a acquistare all'asta i beni e Pio La Torre farebbe un sussulto nella tomba, cioè che si possono vendere all'asta i beni confiscati, saranno loro, i prestanomi, la borghesia mafiosa che andrà a comprare, nemmeno il commercialista di Totorrina, ma il commercialista del commercialista di Totorrina. Allora questi che controllano gran parte dell'economia nella nostra regione, che controllano dove l'economia privata è debole e quindi gestiscono tutto ciò che ruota attorno al denaro pubblico, voi intuite che decidono a chi dare finanziamenti, a chi dare appalti, a chi dare subappalti, a chi dare consulenze e a chi far lavorare. E quindi se controllano l'economia e il lavoro, controllano anche i vincoli di appartenenza, il voto e quindi il controllo del consenso. Ecco perché secondo me in Calabria è già saltato il quadro democratico di riferimento, dove c'è una piccola parte che
sempre più ricca e che se non si cambia la classe dirigente politica lo sarà sempre di più, e i due terzi dei calabresi che vivranno in una voluta condizione di ignoranza. Ecco perché loro hanno il terrore delle inchieste giudiziarie e delle inchieste dei giornalisti liberi, perché sanno perfettamente che se la gente scopre questo, che li hanno presi in giro, per non dire un'altra cosa, da tanti anni, che quei soldi pubblici avrebbero potuto creare sviluppo economico, far bene l'acqua della Calabria, perché la Calabria non ha inquinamento industriale, che avrebbero potuto produrre valorizzazione del territorio e non ponte sullo stretto, inceneritori, centrali elettriche, centrali dappertutto. La Calabria è il luogo dove ci sta il più alto numero di centrali, dovremmo esportare energia dappertutto. Allora, se cambi questo modo di intendere, gli salta il sistema di potere, e può saltare solo se voi prendete consapevolezza di tutto questo, perché ormai credo che il meccanismo che è rimasto di cambiamento è dal basso, è la politica della partecipazione democratica, che insieme alla parte migliore della politica che c'è nei partiti si deve mettere insieme e creare un grande movimento popolare di verità e di opposizione. E ci vuole, così come c'è la trasversalità degli affari e del crimine, ci vuole una trasversalità dei buoni, una trasversalità della legalità, una trasversalità di un paese e di una regione che vogliono un'altra vita. La domanda, e mi avvio alla conclusione, è quella personale. La risposta è molto semplice, del resto l'ho data già tante volte, anzi io ringrazio che mi viene posta questa domanda, perché è l'occasione per me per ripetere un principio al quale credo molto. Lo stato di salute democratico di un paese si misura dal fatto anche che io sto qua a parlarvi da politico, perché io avrei, e dico vorrei ancora oggi, continuare a fare il magistrato, nel senso che l'ho detto prima, io ho avuto la fortuna di fare il mestiere che sognavo di fare. Il magistrato non ho deciso io di non farlo più, e mi hanno prima sottratto l'inchiesta, lasciamo stare tutte le cose precedenti, poi mi hanno trasferito e poi mi hanno tolto le funzioni di pubblico ministero. Io avevo una scelta, non è che poi mi hanno messo un fucile dietro alla nuca e mi hanno detto devi entrare in politica. Io avevo una scelta: o mi mettevo a fare giudice conformista, tranquillo, mettevo magari a occuparmi un po' di qualche causa condominiali, che ovviamente sono importantissime, ma comunque non mi dovevo occupare di determinate cose, magari ne acquistavo, abbiamo parlato prima di serenità, ne acquistavo, come dire, mi potevo dedicare ai miei affetti, potevo riprendere a giocare a tennis, cose che facevo prima che iniziassi a fare il magistrato, a giocare a pallone, a fare cose che magari migliorano la vita, oppure alcuni di noi, per fortuna, secondo me, e per fortuna siamo ancora in tanti, sentono dentro un qualcosa in più di voler fare, e secondo me la politica, vengo anche alla sollecitazione del sindaco Rodio, è l'unico luogo in cui veramente poi puoi realizzare, se ci credi ovviamente, un interesse di giustizia, l'interesse collettivo, il bene pubblico, e puoi trasformare la società. Ecco perché paradossalmente proprio in un momento di crisi come questa l'invito è quello alla partecipazione politica. L'altro giorno, e anche oggi, mi è stata fatta la domanda, una ragazza in una scuola mi diceva sì, ma se il momento è di così grave decadenza, se la corruzione è così forte, ma noi perché dovremmo fare qualcosa? Cioè, che possiamo fare? Sembra tutto così impossibile, proprio perché è tutto così difficile, proprio perché il momento è così drammatico, io vi chiedo, qua a Squillace, come in tanti luoghi, di partecipare all'attività politica. Erano gli ateniesi che ci insegnavano che il luogo era quello dell'apertura. Cioè, politica non è solamente il partito. Se i partiti non vi piacciono, e nei partiti tenete presente c'è un po' di tutto, c'è gente per bene, gente meno per bene, ma ci sono tanti luoghi in cui fare politica: i movimenti, le associazioni, le fabbriche, ma gli stessi, e dappertutto. Cioè, partecipate nell'associazionismo laico e cattolico, in qualsiasi luogo, ma politica significa interessarsi del bene di tutti. Cioè, senza la politica io credo che noi non la cambiamo, ed è importante anche il riferimento all'Europa che è stato fatto prima.